Sentivo alcuni comuni che hanno più o meno fino adesso realizzato 30.000 più o meno presenze. Rendiamoci conto che un medio albergo, una cinquantina di camere in una città tipo Roma è quello che fa in un anno. Questo per dare l'idea anche di che cos'è da noi il turismo. Ancora non è chiaro a nessuno, evidentemente, che invece è un'industria e andrebbe trattata come tale. Quindi realizzare un piano industriale. Il piano industriale non lo può certamente realizzare un piccolo comune, ci vorrebbe quindi un livello di discussione un po' più alto, perché no, anche regionale, ma dal punto di vista turistico un ente come la regione, è, almeno per quanto riguarda questo territorio, è completamente assente. E così poi a cascata un po' tutti gli altri enti. Perché io mi riferivo al livello almeno regionale? Perché alcune cose da cui poi dipende il turismo, l'aeroporto, viabilità, la qualità delle acque di balneazione e l'erosione costiera, sono tutti temi che non possono essere demandati al singolo comune. Manca una regia, manca una visione almeno comprensoriale. Il parco sul tema del turismo è il grande assente, ad esempio, potrebbe secondo me prendere un po' meglio in mano la situazione, soprattutto su alcuni temi. Noi manchiamo oggi, direi, di identità turistica, no? E qual è l'identità del nostro territorio? Dovrebbe essere quello più ambientale, vabbè, però è un ambiente non tutelato abbastanza. Noi abbiamo un sistema di depurazione che non funziona. Il sistema della qualità delle acque è legato solo ed esclusivamente al sistema di depurazione. Quindi la partita ce la giochiamo soprattutto su questo, perché come dicevo prima, noi partiamo da un livello che non hanno altri. Oggi l'ambiente è una cosa che viene recepita dal turista in maniera molto positiva. Se diciamo spingiamo su questo punto potremmo avere sicuramente dei grandi vantaggi, però anche su questo manca la regia, manca la visione, manca il piano strategico. Un aeroporto ad esempio nel Vallo di Diano, ci sarebbe la necessità e la possibilità poi di farlo funzionare, ci sta uno studio fatto su questo. Questo potrebbe essere inserito nel piano industriale. È chiaro che gli operatori turistici ancora adesso non riescono a incidere sulle politiche, su tutto quello che si dovrebbe fare e si potrebbe fare. Quindi la palla, diciamo, è in mano soprattutto alla politica, agli amministratori.